Una buona giornata e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo ovviamente parlando di emergenza sanitaria perché mentre la prossima settimana gli screening di massa si sposteranno a Pescara, cala l'indice dei ricoveri in terapia intensiva. Numeri che invitano ad un moderato ottimismo. Ai nostri microfoni l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì. Assessore Verì, proseguono gli screening di massa nella nostra regione. La prossima settimana toccherà a Pescara, un utile strumento di valutazione per vedere quella che è la situazione attuale nella nostra regione. Sì, uno strumento valido perché lo screening che abbiamo attivato sia prima nella provincia dell'Aquila di Teramo, adesso si estenderà anche nella provincia di Pescara e di Chieti. È fondamentale perché andiamo a cercare quei casi asintomatici, per cui importante strumento di screening. I dati sul numero dei positivi in Abruzzo sono in discesa costante ormai da diversi giorni. Questo vuol dire che le misure restrittive che noi abbiamo messo in atto sin dal 18 novembre sono state fondamentali per questa riuscita. E da diversi giorni assistiamo anche ad un progressivo aumento del numero dei guariti che sono in diverse centinaia, quindi in aumento. Purtroppo resta ancora alto il numero dei decessi, però questo è un dato anche a livello nazionale che viene registrato. A mio parere però il numero più importante è quello che riguarda la saturazione dei posti letto ospedalieri. L'ultimo dato dell'Agenas, che è quello proprio relativo ad oggi, porta a una saturazione dei nostri posti letto pari di terapia intensiva pari al 31%, quindi vuol dire che siamo scesi di molto e siamo ormai a quella che appena di un punto rispetto alla soglia dell'allerta che c'è a livello nazionale. Lo stesso dicasi per i posti di terapia di medicina, diciamo dell'occupazione dei posti a livello Covid di medicina, quindi dati importanti che scendono su tutta la nostra regione. Numeri che potrebbero essere anche da zona gialla per l'Abruzzo, assessore, però resta la zona arancione. In prospettiva del Natale, cosa si sente di dire? Gli indicatori che noi quotidianamente andiamo a trasmettere a livello del Ministero sono indicatori costanti e quindi che stanno a determinare senz'altro elementi da valutazione come zona gialla. Adesso spetterà la cabina di regia e quindi al Ministero dare una valutazione per quanto riguarda la nostra regione. Da un punto di vista della sanità vuol dire che abbiamo messo in atto un giusto tracciamento, ma soprattutto abbiamo preso in carico quei pazienti che sono risultati immediatamente positivi ed è questo l'elemento fondamentale di una sanità appropriata. E a proposito del Natale, delle festività che si avvicinano, questa mattina incontro governo-regioni e dunque l'Italia potrebbe essere zona rossa dal 24 dicembre al 7 gennaio per mettere il paese in sicurezza. Questa è l'indicazione che viene dal governo verso appunto le regioni italiane nell'incontro di questa mattina, incontro che peraltro ha dato il via libera al piano sui vaccini. Vedremo se poi sarà una zona rossa confermata, quella che, lo ripetiamo, dovrebbe esserci su tutto il territorio nazionale dal 24 dicembre al prossimo 7 gennaio. Parliamo di trasporti adesso perché i vertici della tua società di trasporto regionale sono al lavoro per far fronte alla riapertura delle scuole che dovrebbe avvenire proprio dopo le festività. Più corse e mezzi in sicurezza. Stiamo lavorando unitamente ai prefetti che come da disposizioni ultime coordinano i tavoli e con gli istituti scolastici. Quindi ci vediamo ormai con cadenza quasi giornaliera fra tutte quante le province. Noi cerchiamo chiaramente di fare il nostro come supporto, il nostro lavoro come supporto ai tavoli prefettizi che stanno, o come dire, hanno preso in mano la situazione in termini egregi. Siamo confidenti su un buon risultato complessivo e inoltre organizziamo il lavoro per quanto di nostra competenza. Le cose che tu hai messo in campo, le forze che tu hai messo in campo sono nell'ordine: un potenziamento nel parco mezzi interno, quindi sono stati acquistati come abbiamo annunciato
ampiamente comunicato alla stampa e mezzi di informazione, nuovi autobus, alcuni sono arrivati, altri arriveranno proprio in occasione del ravvio dell'anno scolastico. È aumentata l'efficienza interna dei mezzi, quindi abbiamo fatto uno sforzo per colmare debiti manutentivi e per effettuare manutenzioni ordinarie. Va in questa direzione anche il concorso di meccanici che si sta svolgendo per fare in modo di avere, per garantire un maggior apporto interno anche sul parco rodabile, e si stanno allargando le graduatorie con nuove prove di selezione per avere bus privati aggiuntivi, modalità NCC, quindi noleggio un conducente ex Gran Turismo, che in qualche modo possano affiancare il trasporto pubblico locale di Tua per svolgere i servizi aggiuntivi. Quindi noi utilizziamo un combinato disposto di queste misure che si andrà a implementare a partire dal 7 gennaio con la nuova organizzazione dei turni scolastici e degli orari, che invece è frutto del tavolo di lavoro di cui prima, il tavolo di lavoro con i prefetti. Chiaramente è una priorità di Tua e di tutto quanto il sistema, poiché con i limiti del 50% ciò sarà ancora più difficile, però le misure che si sta ipotizzando di adottare su talune territori, ma prevalentemente diciamo come misura ordinaria, di differenziazione degli orari, unitamente all'aumento della dotazione di mezzi sia interni di Tua sia privati, quindi ex noleggiatori, all'interno del quadro che vede gli studenti pari al 75% in attività, dovrebbe garantire il raggiungimento degli obiettivi e dovrebbe esserci confidenti sul fatto che l'obiettivo si raggiunga. Dopodiché chiaramente noi faremo tutto quanto quello che va fatto per partire il 7 gennaio con un'organizzazione che in teoria dovrebbe garantire il risultato, va da sé comunque che verranno effettuati aggiustamenti in corso d'opera con ulteriori potenziamenti qualora ci si rendesse conto che la sicurezza potrebbe essere maggiormente garantita con corse ulteriori ancora rispetto a quelle ipotizzate. Però stiamo facendo tutto quanto il possibile per partire bene. Scambio di accuse ieri in Regione durante la conferenza dei capigruppo integrata a proposito del documento di economia e finanza regionale. L'aggiornamento dovrebbe essere approvato prima della pausa di Natale. Maratona all'Aquila per l'aggiornamento del DEFR, il documento economico finanziario regionale, il testo che annualmente programma gli obiettivi di finanza pubblica. Nei prossimi giorni le audizioni delle associazioni e si riuniranno le varie commissioni regionali. La nota di aggiornamento dovrebbe essere approvata entro il 23 dicembre, visto anche che dal 24 al 7 di gennaio saranno sospese tutte le attività consiliari. Ieri la conferenza dei capigruppo integrata e la discussione tra maggioranza e opposizione si è subito accesa. Nel documento non c'è nulla, incalza il centrosinistra, dall'economia e le infrastrutture fino alla sanità e alle risorse del Recovery Fund non c'è traccia di una visione regionale, ha dichiarato il capogruppo in regione del PD Silvio Paolucci. A parte le risorse del Master Plan e le risorse della precedente programmazione europea, questa maggioranza sceglie di non decidere alcunché. Noi riteniamo che sia molto grave il fatto che non vi sia una sola priorità iscritta in questo documento economico e finanziario. Non c'è visione dunque, non c'è la volontà di scrivere una pagina nuova per la nostra regione. Puntuale come il Natale arriva lo spiegone del centrosinistra, rispondono l'assessore al bilancio Guido Liris e il capogruppo di Fratelli d'Italia Guerino Testa. I due ricordano che il DEFR è stato approvato il 30 giugno, per la prima volta nella storia in anticipo rispetto alle scadenze previste per legge. Oltre alle 287 pagine del documento, sottolinea il capogruppo di Forza Italia Mauro Febbo, c'è un integrativo di 100 pagine prodotto a novembre a seguito della pandemia e dei provvedimenti regionali, nazionali ed europei, con le variazioni di bilancio e correttivi della programmazione 2021-2027, nonché quella straordinaria con il Recovery Fund. Forse le opposizioni, conclude Febbo, non hanno letto tutto.
E la polemica riguarda anche la presunta coesione della maggioranza, poiché qualche giorno fa Forza Italia aveva abbandonato la commissione bilancio, lasciando lì da solo il presidente della commissione, capogruppo della Lega, Vincenzo D'Incecco. Lo ripeterò all'infinito, si inalbera Febbo. Non abbiamo mai abbandonato la commissione, ma abbiamo voluto sottolineare, prosegue l'ex assessore, il comportamento scorretto di qualche collega di centrosinistra che era passato alle offese personali nei confronti del sottosegretario D'Annunzis. Veniamo qui per essere vicini a queste. È stato installato questa mattina all'ingresso del carcere di Castrogno di Teramo un tunnel igienizzante in grado di neutralizzare il virus del Covid-19. Si tratta di un dispositivo innovativo acquistato e donato dal Rotary Club di Teramo su impulso del garante dei detenuti della Regione Abruzzo, Gianmarco Cifaldi. Tania Bonnici Castelli. Una porta igienizzante per meglio affrontare la difficile battaglia al Covid-19 è stata installata all'ingresso del carcere di Castrogno di Teramo. Un dispositivo innovativo, un tunnel da attraversare che rilascia una miscela di alcol e acqua ossigenata nebulizzata in grado di neutralizzare il virus. L'iniziativa, sostenuta dal garante dei detenuti della Regione Abruzzo, Gianmarco Cifaldi, è stata finanziata dal Rotary Club di Teramo. Il Rotary, per la verità, ha posto in essere una serie di iniziative finalizzate a dare un contributo per fronteggiare, sebbene in minima parte, l'emergenza sanitaria. E all'interno di queste iniziative si colloca anche la cerimonia che stiamo per vivere questa mattina in ordine alla consegna di un tunnel sanificante per la casa penitenziaria di Teramo. Questa iniziativa nasce dall'esigenza di proteggere il carcere dal Covid, ovviamente in questo periodo molto particolare. Abbiamo avuto la sensibilità del Rotary Teramano, che ha donato sotto iniziativa del garante, l'ufficio del garante regionale, questo gate particolare, questa porta sanificante che permetterà non solo alle persone che andranno a visitare i propri cari in questo periodo, di proteggerli e soprattutto tutto il personale, tutti i fornitori, tutto quello che entra e esce, di coibentare il Covid fuori dal carcere, per evitare ovviamente quello che è successo sul Mona, che tutti sappiamo, col rischio di creare un ceppo infettivo all'interno del carcere. Intanto il comandante del carcere di Teramo, Livio Recchiuti, annuncia che non sono stati riscontrati casi di positività all'interno della struttura dopo l'ultimo screening di tamponi. La situazione al momento è tranquilla, non abbiamo nessun caso di positività. L'abbiamo avuto in passato di un detenuto, ma che è rientrato al permesso e il sistema ha funzionato perché è stato intercettato presso la sezione isolamento. Noi abbiamo sezione isolamento in cui vengono eseguite le quarantene cautelari dei nuovi giunti e anche dei permessati. Al momento non abbiamo situazioni di positività. Lunedì abbiamo fatto uno screening di massa con tamponi molecolari grazie alla ASL di Teramo e abbiamo sottoposto a tampone tutto il personale di polizia e l'amministrazione, nonché tutti i detenuti. Oggi abbiamo avuto risultati ufficiali, non ci sono casi di positività. Inoltre, conclude il garante Cifaldi, sono stati consegnati alberi di Natale per le prossime festività ad ogni istituto penitenziario abruzzese, oltre a doni per i detenuti e i loro figli. Inizia un nuovo anno accademico per il Gran Sasso Science Institute questa mattina, l'inaugurazione in via telematica. Giuseppe Dintino. Capite che posto straordinariamente interessante per me dove condurre la mia ricerca. E da questo punto di vista lasciatemi dire che essere ricercatrice al GSSI è un'esperienza a 360 gradi, è innanzitutto un ambiente scientifico di alto valore, di forte collaborazione che ti incoraggia a perseguire la tua curiosità intellettuale e io sono grata per i risultati ottenuti a tantissimi dei miei colleghi, potrei raccontarvi una storia per ognuno di quei risultati che nasce anche dalla collaborazione con loro e dalla loro stima. Riparte il Gran Sasso Science Institute, la scuola superiore universitaria a ordinamento speciale con sede all'Aquila, fiore all'occhiello della ricerca scientifica internazionale. Inaugurato questa mattina in via telematica, l'anno accademico 2020-2021 ha la presenza anche del ministro dell'Università e della Ricerca Gaetano Manfredi e del governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco. La decisione di fondare il Gran Sasso Science Institute all'Aquila è stata motivata dalla volontà di contribuire alla rinascita della città dopo il terremoto
terremoto del 2009, seguendo un modello di città della conoscenza sostenuto dall'OCSE, dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Il GSSI nasce cioè da una ferita che ha costretto il territorio a pensare al proprio futuro. In questa occasione il ministro Manfredi ha sottolineato l'importanza di finanziare la ricerca. Sebbene, secondo una stima dell'Associazione Dottorandi Italiani, nel 2021 sarà circa il 6% dei ricercatori a raggiungere una posizione meno precaria. Noi con politiche giuste, con investimenti finalmente sufficienti, possiamo veramente fare un salto di qualità e soprattutto possiamo utilizzare il paese, possiamo aiutare il paese a fare quella crescita di cui tutti noi abbiamo estremamente bisogno. Siamo a Pescara adesso, il raddoppio di Via del Circuito è un'opera fortemente voluta dal Partito Democratico che critica l'amministrazione comunale che vorrebbe invece far ripartire l'iter da zero. Paolo Renzetti. Voluta fortemente dal centro-sinistra perché quella è una delle arterie più inquinate di Pescara. 500.000 euro che sono stati stanziati quando eravamo al governo della città, ora l'opera è pronta per partire, c'è una gara già provvisoriamente assegnata, i lavori potrebbero cominciare a gennaio, ma rimaniamo molto perplessi da una serie di atteggiamenti che abbiamo visto nel corso di questi mesi. Prima intanto per la reintroduzione di quest'opera nel piano triennale delle opere pubbliche aggiornato dal centrodestra e poi adesso per una dichiarazione che è stata rilasciata dall'assessore Mascia, secondo il quale il progetto è tutto sbagliato, bisognerebbe ricominciare da zero, cosa che non è assolutamente vera, perché chi ha avuto modo di leggere la nota della soprintendenza del 24 di novembre capisce bene che la soprintendenza fa soltanto delle minime condizioni che possono essere attuate con pochissimi fondi e soprattutto prescrive una progettazione di aree che non sono nella titolarità e quindi non sono nella disponibilità del comune. Soltanto come auspicio futuro, naturalmente sono anche delle belle idee condivisibili, ma che non fermano assolutamente questo progetto che tranquillamente può partire e i lavori possono cominciare già a gennaio. Naturalmente da parte di un'amministrazione che arriva c'è la possibilità di non portare avanti delle opere pensate precedentemente, ma bisogna farlo con sincerità, esponendosi naturalmente anche alle responsabilità di tipo politico e di tipo contabile. Quello chiediamo noi, se è vero, come dice Mascia, che occorre un nuovo progetto, in questi minuti si sta esaminando il DUP del Comune di Pescara con il piano triennale di questo comune. Dov'è questo progetto? Non c'è, a testimonianza del fatto che non c'è bisogno assolutamente di un progetto. Adesso apriamo la pagina dello sport, ovviamente partiamo dalla Serie B perché dopo una vittoria e una sconfitta arriva anche il primo pareggio della gestione tecnica di Roberto Breda. Il Pescara infatti strappa lo 0-0 all'Arena Garibaldi di Pisa al termine di una prova tanto coriacea quanto però evanescente in fase offensiva. Sotto la torre il Pescara soffre ma alla fine strappa un pareggio senza reti al cospetto di un Pisa che va a sbattere contro un grande Vincenzo Fiorillo, autore di interventi provvidenziali. Per la seconda gara su tre della gestione Breda il Pescara chiude una gara senza gol al passivo e ora testa alla corazzata Monza che sabato sarà di scena all'Adriatico. Il tecnico abruzzese rispolvera in difesa Scognamiglio e Gut con lo spostamento di Jarosinski a centrocampo dove c'è il rientrante Bellanova. In attacco al fianco di Galano c'è Capone. I toscani sono in campo con il 4-3-1-2. Inizio di partita combattuto con la squadra nerazzurra a fare la gara. Al nono subito Fiorillo al lavoro con una respinta magistrale su punizione dai 20 metri di Marconi. I biancazzurri con il trascorrere dei minuti spostano pian piano in avanti il baricentro del gioco. Ma al 22esimo è Mazzitelli a chiamare il portiere del Pescara alla parata in angolo. Delfino generoso ma evanescente in avanti con mai seriamente impegnato. Sicuramente molto meglio la squadra di D'Angelo che si rivede anche al 33esimo con un tiro di poco al lato di Vido. Partita di contenimento di Memusciai e compagni che si vedono proprio al 45esimo con un tiro velenoso di Bellanova che costringe il portiere di casa alla respinta prima del tentativo di tap-in di Maestro, terminato però nel frattempo in fuorigioco. Finisce così senza reti il primo tempo e agli abruzzesi può andare sicuramente bene così. La ripresa inizia
inizia con i toscani all'attacco, al nono missile dalla distanza di Birindelli con Fiorillo che salva in due tempi anche su Sibilli. Al decimo Breda effettua due cambi mandando in campo Crecco per Memusciai e Omeonga per Capone. Pescara con una sola punta è ancora più coperto. Come nel primo tempo è così il Pisa a condurre il gioco con il tecnico di casa che al ventesimo gioca le carte Palombi e Sodimo richiamando in panchina Vido e Sibilli. Breda risponde con Fernandez e Seter per Valdifiori e Maestro. Al venticinquesimo è ancora Fiorillo a salvare su colpo di testa ravvicinato di Caracciolo. Il Delfino soffre, stringe i denti come accade al trentasettesimo quando ancora Mazzitelli dai 30 metri chiama il portiere del Pescara ad una super parata prima del finale di gara che vede la squadra ospite provarci con Bellanova al 92esimo senza poi correre altri rischi prima del triplice fischio finale di Paterna di Teramo. Scendiamo in Serie C adesso, il centrocampista del Teramo e capo cannoniere della squadra biancorossa Carlo Ilari analizza il momento della formazione di Pace e affronta anche il tema relativo ad un eventuale rinnovo di contratto. Possiamo dire che il Teramo va al ritmo Ilari? Beh no, insomma, dai, non esageriamo. Diciamo che in queste ultime partite sicuramente si è un po' rallentato il passo dal punto di vista dei punti. Però io penso che le prestazioni ci sono state, ecco. Probabilmente qualche episodio non sta girando dalla nostra parte e dobbiamo essere ancora più bravi a sopperire a questa cosa qui, ecco. Quindi non è assolutamente in base alle mie partite, anzi io penso che siano state fatte delle ottime prestazioni e dobbiamo solo continuare a lavorare per migliorarci e per limare gli errori che stiamo commettendo. Venivamo sicuramente da quattro partite in 11 giorni e poi c'è stato appunto questo stop forzato dato dalla somma di ammonizioni, però non dipende sicuramente da quello. Io penso che sia anche fisiologico magari che qualche episodio, insomma, io l'avevo detto in tempi non sospetti che bisognava essere ancora più bravi nel momento di difficoltà che sicuramente sarebbe arrivato, ecco. Quindi ci siamo, diciamo che non è un momento di grande difficoltà, ma sicuramente gli episodi non stanno girando come giravano prima. Dobbiamo essere bravi nel cercare di portare gli episodi dalla nostra parte in ogni partita, ecco. Quindi lavoriamo per questo, lavoriamo per limare gli errori e per cercare di sfruttare quelle che sono le occasioni che ci concedono gli avversari. Diciamo che si possono anche non chiudere le partite, perché poi non è facile quando la squadra avversaria alza la pressione e ti costringe appunto a difenderti bene. Il discorso sta magari nel cercare di difendere appunto il gol segnato, il gol di vantaggio e cercare di concedere il meno possibile. Quello secondo me è ancora più importante, e poi c'è anche ovviamente la fase di ripartenza in cui bisogna essere più decisivi per chiudere la partita. La mia volontà è chiaramente quella di restare a terra, mi piacerebbe molto, però ancora non si è parlato di nulla. Penso che ci siano state alcune difficoltà, ma sono sereno, insomma, non è una mia preoccupazione. Io cerco di dare il massimo, poi queste sono cose che al momento opportuno si valuteranno. Posso solo dire che la mia priorità è quella di rimanere qui, perché secondo me ci possiamo divertire, c'è un progetto che a me piace, insomma, lo sapete, ero andato via, sono tornato, quindi io qui diciamo che sono quasi di casa, ecco. Quindi non avrei alcun motivo per decidere di andare via. Poi è chiaro che i matrimoni si fanno in due e bisogna mettersi ad un tavolo e valutare un po' la situazione, ecco. Quindi valuteremo al momento in cui ci saranno dei colloqui e poi si deciderà, ecco. Io non posso dire altro, ecco. Non dipende solo da me. E ospite ieri sera della trasmissione Pro Teramo, l'attaccante del Potenza, ma di proprietà proprio del Teramo, Pietro Cianci, ha parlato del suo addio alla squadra biancorossa, dei suoi 10 gol finora in stagione e di quello che potrebbe essere il suo futuro alla fine dell'annata sportiva. Lo riascoltiamo. Purtroppo dispiace per questo
periodo che stiamo affrontando. Cioè, ho fatto 10 gol, ma alla fine sono serviti pochissimo. Quindi il mio unico rimpianto è questo qua. Dispiace, come ho detto prima, ho fatto 10 gol. Sicuramente quando un attaccante fa gol, di solito la squadra ha sempre qualche punto in più. Però non sono serviti a niente, quindi dobbiamo farne altri per aiutare il Potenza a risollevarlo. No, come cioè, avevo tanta rabbia dentro di me, perché da quando sono arrivato a Teramo ho fatto 6 mesi e dopo mi hanno detto di andare via e io, stando in silenzio, sono andato via per non creare problemi. Poi l'annata dopo lo stesso, volevano mandare via tutti. È stato non una liberazione, però come per fargli capire: avete sbagliato a mandarmi via. Cioè, questa era la mia esultanza, non ce l'ho con nessuno, però è solo una cosa con me stesso, che, come ti posso dire, per far capire che hanno sbagliato, e quello era l'unico modo per farlo capire veramente, senza offendere tifosi, nessuno. Te l'aspettavi, Pietro, che il Teramo fosse in quella condizione di classifica? Assolutamente sì, non l'aspettavo, perché abbiamo fatto un ritiro con il mister Paci, che lo reputo una persona veramente brava, sia sul campo che come persona. Quindi lui ci ha fatto lavorare tantissimo il ritiro e sinceramente non sono sorpreso. Poteva fare anche qualcosa in più, visto i risultati, l'ultimo pareggio con la Vibonese, il pareggio a Francavilla, poteva raccogliere qualcosa in più, però sono convinto che continueranno ancora a fare bene. Il direttore sportivo Sandro Federico, proprio ai microfoni di TV6, il collega Paolo Renzetti, ha parlato un po' di te, del fatto che comunque tu hai un ulteriore anno di contratto con il Teramo e che magari potresti essere una plusvalenza per il Teramo l'anno prossimo. Tu come la vedi? Hai voglia magari di giocarti una chance invece con la maglia del Diavolo? No, ora questo non dipende da me sinceramente, perché ho un accordo con il Sassuolo che, se in caso dovessi far bene, loro hanno diritto di recompra. Quindi se dovessi magari far bene, fare altri 10 gol e mi prende il Sassuolo, sicuramente andrò da un'altra parte. E dopo, se il Sassuolo non mi prende e devo rimanere a Teramo, io non ho nessun tipo di problemi. Scendiamo in Serie D adesso, perché tra pochi minuti scendono in campo Atletico Porto Sant'Elpidio e Giulianova, recupero della 6ª giornata di andata del girone F, appunto, di Serie D. Andiamo con le formazioni, partendo dai padroni di casa, i marchigiani di Mirko Omiccioli, che si schierano con Cavalieri, Cantarini e Rossettani, Orazzi, Ravanelli, Aliffi, Parasecoli, Zanetti, Zira, Manari e Marcattilli. A disposizione Sprecace, Sparaciari, Vitali, Cinesi, Giuli, Sosa e Raffaele. Allenatore, come detto, Mirko Omiccioli. Nel casa Giulianova, Remo Amadio tra i pali, Ferrini e Cristiano Del Grosso, Balducci, Demoleon e D'Antonio, Barlafante, Fossati, Forcini, Campagnacci e Antonelli. A disposizione Calzetta, Mariani, Ancinelli, Tipaldi, Danna, Cibriani, Cucci, Paudice e Pedalino. Allenatore, ovviamente, Federico Del Grosso. Arbitra Cristian Romei della sezione di Isernia. Partita importantissima questa per i giallorossi, che sono all'ultimo posto con un punto, mentre l'Atletico Porto Sant'Elpidio è poco più su, a 2 punti in graduatoria. Parliamo adesso di ciclismo, perché nel fine settimana si vota tra le società ciclistiche abruzzesi per il rinnovo del comitato della FCI. Presidente uscente Mauro Marrone sfida Virginio Rapone, che ai nostri microfoni spiega i motivi della sua candidatura. Diciamo che la mia candidatura nasce soprattutto dalla necessità di cambiare, e nasce soprattutto dai continui inviti che mi sono stati rivolti da persone, da dirigenti, da società sportive, dal mondo sportivo ciclistico, che ha la necessità, ha la voglia, ritiene che qualche cosa possa cambiare nel mondo del ciclismo.
ciclismo abruzzese. Dopo due mandati credo che sia necessario, utile, un cambio di rotta, un cambio di direzione, perché dopo due mandati si è, diciamo così, in un qualche modo si è già dato tutto quello che si poteva dare, che si poteva dire, e quindi diventa difficile continuare ad innovare, continuare a dare nuovo impulso. E questo credo che serva soprattutto per il mondo sportivo, per le società sportive, per i dirigenti, per gli atleti, perché un cambio di rotta non può che ingenerare una sorta di aspettativa, di fiducia in quello che è un nuovo corso che potrebbe avere. Se dovesse essere eletto presidente del comitato regionale abruzzese della Federciclismo, la prima cosa che Virginio Rappone farà, quale sarà? La prima cosa che farà è vedermi con tutte le società, convocare tutte le società, chi ha avuto fiducia in noi, chi non ha avuto fiducia, perché poi non sapremo mai chi ha avuto e chi non ha avuto la fiducia, quindi il dialogo con tutti è fondamentale. Come dicevo, io non sarò l'uomo solo al comando e soprattutto non ho mai raccolto provocazioni che vengono da altri settori dove chi sta con me deve stare contro di me. Non credo che sia questo sia fare del bene al ciclismo. Dopo le elezioni, comunque vadano, vinca l'uno, vinca l'altro, io credo che l'inclusione, il dialogo, ritrovare serenità, ritrovare dialogo con tutte le componenti, credo che sia una cosa fondamentale. E per quanto mi riguarda, se sarò il presidente di tutti, il presidente anche di chi oggi, per motivi particolari, per buone ragioni, oggi non condivide quella che è la nostra linea, il nostro programma. Questo era l'ultimo servizio, vi ricordo che i contributi che avete visto sono disponibili già on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sui nostri canali social. Prossimo aggiornamento con il TG6 alle ore 19, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.